ci si presenta. Noi siamo, sembra facile, noi siamo, in realtà Roberto merita una presentazione particolare perché si sente sparo qua? No, perché ci vuole attenzione, nel senso che il passaporto che ha in tasca è ecuadoregno, no, honduregno, faccio una confusione, è honduregno. Si chiama primo e secondo nome di battesimo Roberto Taufic. Taufic in realtà è un tipico nome proprio arabo, infatti i suoi genitori sono palestinesi e non palestinesi da un posto importante, qualsiasi, ma palestinesi da un posto dove di solito nasce gente importante, di Betlemme. A Betlemme i due genitori di Taufic però non si conoscono ancora, malgrado siano cugini e portatori dello stesso cognome, Hasbun. I due giovani Hasbun migrano, ognuno per gli affari suoi, in Honduras. E in Honduras, una festa di queste grandi famiglie arabe nella diaspora, si incontrano, si conoscono, si innamorano, costruiscono il piccolo Taufic e poi subito dopo lo portano in Brasile, dove lui cresce, ci sta più di 20 anni, e poi, cosa di cui tutti ancora noi ci chiediamo perché, è venuto a Torino. Il dettaglio però non secondario è che prima di tutto quindi non si chiama Roberto Taufic, ma secondo l'usanza di quelle parti i bambini prendono il nome sia del padre che della madre, quindi lui tanto per cominciare si chiama Roberto Taufic Hasbun Hasbun 2 volte. Io l'ho scoperto in un hotel quando il tipo alla reception fa: scusi, ma il signor Hasbun Hasbun sta con lei? Dice no, io. E poi l'altra roba geniale è che i genitori di Roberto da Betlemme, dov'è che sono andati a finire in Brasile? No, dici, dov'è in Brasile? A Rio de Janeiro, facile, a San Paolo, no, a Natal, ovvio. Oh, tutto questo per dire che la storia di Roberto di per sé è un po' questo meraviglioso paese che noi stiamo adesso, da questo momento in poi, cominciando ad esplorare con quello che suoniamo questa sera, che è fatto proprio di queste storie rocambolesche e soprattutto di, come dicono loro, metissaggi, di miscuglio di gente che va e viene, passa dall'Honduras, da Betlemme a Natale e così via. Roberto Taufic alla chitarra. Chico Buarque. E Chico poi tornerà anche più avanti questa sera. Questo è un pezzo strepitoso che si intitola Gisaletto. Ovviamente quando si parla di Chico, che scrive delle melodie, delle armonie meravigliose, il 90% della bellezza sta nei testi che noi non possiamo cantare. Però anche così è un materiale che offre talmente ricco da un punto di vista musicale che ci fa divertire. Lassù ci sono delle usanze ancora popolari, molto vive, di ogni tipo, ma soprattutto una cultura musicale fortissima e fortemente influenzata anche dall'Africa e dagli indios, e che quindi queste influenze provocano uno spostamento di interesse, di fuoco nella parte del ritmo. Questo ritmo che stiamo per suonare è un machishi, che lì si suona nelle feste di paese, e tutti ballano. Qui, come non cantiamo i testi di Chico, vi risparmiamo anche che non balliamo nemmeno il machishi, però ci divertiamo un casino a suonarlo. E il pezzo si intitola Maxixando. Cominciamo, Roberto Taufic Hasbun. Baden-Powell è tutto attaccato, lui l'ha scelto sto pezzo di nome per fare il suo nome d'arte, tant'è che la prima volta che sono andato a Curicipo ho visto una piazza enorme con un monumento in mezzo, la piazza Baden-Powell, dice mazza che posto, l'aeroporto di Rio si chiamava Tom Jobim, fanno le piazze a Baden-Powell, invece era quello degli scout. Ma... facciamo comunque un pezzo di Baden, non quello degli scout. Bellissimo, un samba che noi però ogni tanto cambiamo in valzer, che si intitola Tempo Felice, che mi sembra un augurio anche per tutti noi, dato il tempo poco felice che stiamo attraversando. Tempo Felice.